Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, o Spirito di vita. Vieni su di noi e trasformaci, o Spirito di vita. Vedete voi? Vieni su di noi e trasformaci, o Spirito di vita. Vieni su di noi. Altre meraviglie del Signore Gesù e dischiudi altre dimensioni del cristianesimo. Per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Bene. Buono. Veniamo dalla meravigliosa esperienza di Pentecoste di domenica scorsa. Chi non c'è stato la può rivedere almeno in parte, sia come catechesi, dove abbiamo fatto la seconda parte della catechesi sul giorno di Pentecoste, sia come preghiera di effusione dello Spirito, nel quale abbiamo tutto il pomeriggio chiesto che lo Spirito di Dio scendesse e si manifestasse con la sua potenza. Diverse persone sono state toccate e hanno sperimentato la presenza di Cristo risorto mediante lo Spirito Santo. E è stata una cosa meravigliosa vedere, sentire proprio questa pienezza nei giorni nostri, pienezza che viene proprio dalla potenza di Dio a nostro favore. Dio vuole riconquistarci, vuole rifare il suo popolo forte spiritualmente come quello degli inizi e non con i limiti e con le paure dei nostri tempi. Bene, allora la catechesi di questa sera è una catechesi conseguenziale alla Pentecoste, dove la domanda è per ciascuno di noi: ma io che ho ricevuto lo Spirito Santo, che ci faccio con lo Spirito Santo? Io che ci faccio? Lo Spirito Santo cosa vuole fare di noi? Questa sarebbe la vera domanda. Allora vediamo nella storia sempre della prima Chiesa, dei primi Apostoli, perché sono quelli il punto di riferimento per capire la storia che vuole fare con noi oggi lo Spirito di Dio, che cosa è successo, e così vediamo che cosa vuole fare lo Spirito di Dio con noi.
Allora, innanzitutto abbiamo visto domenica come lo Spirito ha dato la possibilità di parlare in lingue diverse e poi nello stesso tempo tutti capivano tutti. Tutte le lingue diverse capivano le altre lingue e questa era la meraviglia. Quindi il fatto di potersi comprendere e comprendere a livello comunitario, non a livello di singolo, è il perfetto contrario del peccato di Babele, dove le persone che parlavano la stessa lingua non si sono capite più ed è stato un isolamento delle persone, la cosa che è in atto oggi nel mondo, dove nessuno più capisce l'altro, i politici parlano, nessuno capisce l'altra parte, parla il marito, la moglie non lo capisce, parla la moglie, il marito non lo capisce, parlano i figli, i genitori non li capiscono, parlano i genitori, i figli non li capiscono e così via. La mancanza di comprensione reciproca è una delle piaghe più tremende del nostro mondo ed uno dei frutti più brutti del peccato. Lo Spirito Santo ricrea la comunione scavalcando i limiti della natura e del peccato, del peccato perché crea la comunione, quelli della natura perché fa capire anche persone che non hanno studiato lingue diverse, lei fa capire tutte quante. Allora, abbiamo visto che dal punto di vista storico-temporale gli apostoli sono stati fino alle 9 di mattina, dalla sera del giorno precedente, a fare esperienza dello Spirito Santo, della sua effusione. E quando escono fuori, escono con uno spirito diverso dallo spirito con cui sono entrati nel cenacolo. Vi ricordate che loro erano nel cenacolo per paura dei giudei, dice il libro degli Atti degli Apostoli. Erano chiusi ridendo, quindi vedete quando qualcuno bussava la porta, chi è, chi sarà, chi non sarà, perché avevano paura di essere stati anche loro e di morire sotto condanna a morte. Loro stavano vivendo quello che vivono tutti quanti noi, che lo dice la lettera agli ebrei, per chi ha la Bibbia mi raccomando prenda questa citazione, lettera agli ebrei capitolo 2, versetti 14 seguenti, poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche egli, il figlio di Dio, ne è divenuto partecipe, diventando uomo, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Guardate, ancora una volta dico, la morte non appartiene a Dio, appartiene al diavolo. Lui ha il potere di dare la morte con tutte le sue cose che precedono la morte, le malattie, e liberare così quelli che per timore della morte, timore, qui proprio paura della morte, erano soggetti a schiavitù, schiavi del diavolo per tutta la vita. Per esempio, in campo nel mondo, il dittatore comanda tutti perché chi si ribella al dittatore viene fucilato. Non si sa quanti milioni di persone ha Stalin sulla coscienza, uno dei dittatori più tremendi della storia, perché lui fucilava tutti. Se andavi in treno e tutto a caso il treno si fermava perché c'era un guasto meccanico, sì, Stalin ordinava che i macchinisti fossero fucilati, che era colpa loro, non doveva succedere. Fucilava tutti. Allora tutti avevano una paura tremenda di Stalin perché aveva il potere della morte sui cittadini. Siccome il diavolo ha il potere della morte, tutti hanno paura di lui e di conseguenza ne fanno schiavi. Uno solo ha dimostrato di non aver paura della morte e di conseguenza non ha paura del diavolo, e questo si chiama Cristo Gesù, il quale, venendo nel mondo, ha usato la morte come una mazza all'incontrario di come il diavolo la usa per distruggerci, per staccarci da Dio.
Il diavolo usa la morte per tenerci sotto il suo potere. Gesù Cristo sotto la morte per distruggere il potere che ha il diavolo sopra di noi di tenerci schiavi suoi. Perché? Perché è morto per amore. Libero dalla paura della morte. Anzi, sapeva che doveva andare così, che la morte era compresa nel suo sacrificio. Allora ha liberato tutti quelli che oggi siamo noi, lo seguono su questa via, vincono la paura di morire moralmente, spiritualmente, fisicamente, perché c'è la resurrezione dei morti e con la morte ci buttiamo nelle braccia di Dio. Ha fatto questo Gesù Cristo, ha sconfitto attraverso la morte chi dà morte il potere. Oggi il mondo vive di questo, vive della paura della morte, e gli apostoli erano nel cenacolo, sì, attendevano l'adempimento della promessa di Gesù Cristo che sarebbe stato battezzato dello Spirito Santo, però vivevano questi giorni come giorni di paura. Quando invece ricevono lo Spirito Santo, escono fuori dal cenacolo a cantare pubblicamente le lodi del Signore. Chi? Il Signore Gesù, non Yahweh genericamente, Gesù Signore. Quel Gesù che 50 giorni prima gli ebrei erano crocifisso. E quindi rischiavano la pelle, perché si mettevano contro il potere allora costituito che aveva dichiarato Gesù Cristo talmente colpevole come bestimatore che non poteva più vivere, doveva morire, scomparire dalla faccia della terra, e loro no, lodano Dio per Gesù Cristo. Quindi si mettono apertamente contro il Sinedrio, contro la città fatta del sommo sacerdote, e rischiano la pelle, ma loro non hanno più paura di morire, perché lo Spirito Santo li ha resi liberi da questa paura. Qualcuno di noi ha superato la paura di morire, o ne siamo schiavi. È una cosa tremenda questa. Allora, una prima conseguenza del Pentecoste è questa liberazione interiore. Vi ricordate che una delle catechesi è stata il fatto che col peccato noi siamo inabitati dallo spirito del male, diventiamo suoi figli, siamo suoi schiavi. Gesù Cristo ci libera da questa schiavitù, la sua resurrezione dei morti. Un aspetto di questa schiavitù, quella dell'essere tenuti sotto la paura, viene vinto nell'occasione della Pentecoste, quando lo Spirito Santo prende il posto dello spirito del male e quindi fa le persone libere, la libertà. La libertà in campo cristiano è una cosa così grande, così importante, così voluta da Dio per noi. Guardate, già la libertà civile è una cosa per la quale si sono sempre fatte guerre in tutto il corso della storia, perché i popoli non vogliono stare soggetti a nessuno. Ognuno vuole la propria autodeterminazione. La libertà spirituale vale ancora di più. È la forma di dignità più elevata della persona, essere libero. Non mi ricordo quale santo disse questa famosa espressione, gli parlò il Signore e gli disse: io vi ho creati liberi, voi non fate schiavi, non fatevi schiavi di nessuno. Si potrebbe mettere proprio un titolo grande: io vi ho creati liberi, voi non fatevi schiavi di nessuno. Il tossicodipendente è schiavo dell'eroina, della droga. L'alcolista è schiavo dell'alcol, quello che gioca è schiavo della ludopatia, quello che fuma è schiavo delle sigarette, quello che vive per il piacere del sesso è schiavo dell'erotismo, quello che vive per il piacere di avere tanti soldi è schiavo dell'avarizia. Queste schiavitù rendono gli esseri umani dei mostri. Dio ci ha fatti per la libertà. Allora, lo Spirito Santo, uno degli effetti primi che ci dà è la libertà più profonda che esista, quella che se anche qualcuno ti prende e ti mette in carcere in una cella di sicurezza 2 metri per 2,
corpo nel carcere, lo spirito è libero. E non avviene questa libertà quando uno invece vive in un magnifico arcipelago corallino nel mezzo del Pacifico, però dentro ti porti in amare di peccati. Sei libero di fuori e schiavo di dentro. Allora, la libertà interiore è la prima libertà, è la cosa più fondamentale che esista, e l'hanno acquisita gli apostoli con la Pentecoste. Allora, che cosa ci fa Pietro con lo Spirito Santo? Ecco, una delle cose, per esempio, che più semplici e immediate, comincia a dire alla gente la verità. Quella che non si può dire mai. Ricordo una triste realtà, una confessione della vecchietta, dice: Don Marco, aiutami a confessarmi perché dice non so quali sono i miei peccati, non so riconoscerli. Dice: è messa domenica, sì, sempre. Dice: stai in pace con tutti, per carità, perdonate a tutti, stai in pace con tutti. Dice le bugie, le bugie, la verità, le bugie non si può dire perché è peccato, la verità non si può dire perché nessuno l'accetta, che dice? Ecco, dice, allora, nessuno può dire la verità perché le persone vi offendono, i politici non possono dire la verità perché la verità è quella che sta nascosta sotto al fondo del calderone. Alla gente bisogna dire quello che la gente vuole sentire per prendere i voti, ma non si può dire quello che uno pensa veramente. E soprattutto alle persone, non so, uno per avere un'assemblea che ti applaude, devi dire le cose che piacciono alle persone. Tu non puoi dire, se ci sta un gruppo di juventini, viva il Torino, oppure a Roma, la festa di Totti, viva la Lazio, ti scannano su quel posto stesso. Per cui non può dire la verità, quello che c'è dentro, o la verità che è successa, così. Per esempio, mi ricordo quello che disse una insegnante di lettere russa, Tatiana Golizeva, che si era consacrata a Dio, perché racconta nella sua conversione che lei, nata e cresciuta nell'ateismo della Russia, si ritrovò un giorno in ginocchio a pregare il Padre Nostro nella sua stanza senza aver mai saputo che esistesse questa preghiera. Proprio ispirata in quel momento dallo Spirito Santo, lei alla ricerca di Dio, stava malissimo, lo trovò in quell'occasione. Disse che venendo a parlare in Italia alla gente, come venne su Dio, su altre cose, gli hanno chiesto come era prima che collasse il muro di Berlino, collasse il regime di Gorbaciov, prima di Gorbaciov, e disse: io mi sono stupita come in Italia ci sia ancora della gente che crede al comunismo, perché da noi, padre del comunismo in Russia, non ci crede più nessuno, perché il comunismo è sepolto sotto i gulag, i cadaveri, le montagne di cadaveri di persone innocenti che hanno pagato col sangue, una dittatura tremenda. Nessuno più crede a questa ideologia. Questa ideologia porta soltanto sangue da noi. Apparentemente sembrava fuori del popolo, in realtà chi ha pagato il prezzo più salato di questa ideologia è stato proprio il popolo. Dire questo oggi ancora è una cosa che non si può dire, perché ancora continuano con retraggi di questa ideologia tante persone. Ti fanno la pelle, alcuni, si dice così. E questa è la verità invece. Allora, cosa ha fatto Pietro? Pietro ha detto la verità alla gente. Il culmine del discorso che ha fatto è questo qua: sappia con certezza tutto il popolo di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Ha detto la verità, non ha fatto una cosa per leccare le persone, per dirgli cose. Allora, tornando ad esempio, se in una platea di un'assemblea di juventini dico viva la Juve,
viva Allegri! Tutti applausi. Se dico una cosa sgradita, tutta l'assemblea contro. Pietro ha detto una cosa che è apparentemente sgradita. Ha detto al popolo, tutto, capi e popolino, siete degli assassini. Ma ha detto la verità. Quindi ha inchiodato la gente nella verità. Come l'ha fatto? Non ha fatto con la forza di un discorso convincente, l'ha fatto con la potenza dello Spirito Santo. 3.000 persone quel giorno, non tutte, ma tante, si convertirono in che modo? Riconoscendo il loro peccato, che avevano crocifisso la persona sbagliata. Gesù non meritava di morire in croce. Hanno fatto un errore tremendo, capi e popolo. Allora, immaginate quando tra marito e moglie si litiga, tu sei un egoista, io, tu sarai un egoista. Subito l'accusa viene rimpallata e si moltiplicano i diti puntati dall'una contro l'altra parte. Quando Pietro ha puntato il dito contro questa gente, nessuno ha fiatato, perché tutti sapevano dentro se stessi che quella era la verità. Ma perché questo è successo? Perché lo Spirito Santo si era effuso. Che significa? Nessuno cambia testa, nessuno cambia parere, nessuno cambia cuore, nessuno riconosce i propri peccati se non c'è l'effusione dello Spirito Santo. È impossibile cambiare le persone senza lo Spirito Santo. È possibile cambiare le persone con l'effusione dello Spirito Santo. Questo è il messaggio positivo. Questo per la Chiesa, per esempio, è una realtà potente, perché noi sacerdoti vediamo che cosa? Che con le nostre prediche non si converte più nessuno, nessuno ci vuole più sentire, la gente si scoccia. Ma se diventiamo persone piene di Spirito Santo, diventiamo capaci di toccare il cuore delle persone, anche quando si tratta di far riconoscere all'altro il proprio errore, per spingere la conversione. Andiamo un pochino più in profondo in questo discorso. Lo leggiamo perché è meraviglioso. Questo nel Nuovo Testamento è il primo kerygma, il primo annuncio del Vangelo, non fatto ai pagani, fatto agli ebrei, quindi già persone in cammino di fede. Ai pagani si fa in un modo diverso il kerygma, agli ebrei si fa in questo modo, ma proprio il primo annuncio di fede, perché dice così. Capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, versetto 14 seguenti. Capitolo secondo, versetto 14 seguenti. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri undici, parlò voce alta così: uomini giudei, voi tutti ritrovati a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini che voi vedete non sono ubriachi come sospettate, sono soltanto le 9 del mattino. Anche gli alcolisti cronici alle 9 del mattino non sono sbronzi. Ci diventeranno da lì a poco, ma a quest'ora non è sbronzo nessuno. Accade invece quello che predisse il profeta Gioele, che disse: negli ultimi giorni, dice il Signore,
Io fonderò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito, ed essi profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo, segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo, il sole si muterà in tenebra, la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore. Giorno grande e splendido, allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. L'adempimento di questa profezia, e gli ebrei ci credevano e sapevano che la Bibbia era ispirata da Dio, a differenza di quello che si pensano oggi, che si pensa che uno scritto così fatto dalla testa di qualcuno, questa profezia si è adempiuta dove? Negli apostoli, negli altri che stavano fuori del cenacolo a lodare Dio senza paura. Allora, di Dio nella persona di Cristo Gesù, questo è l'importante, non lodare Dio genericamente, quello lo facevano già gli ebrei, ma nessuno lodava Gesù Cristo. E col segno che qualsiasi persona proveniente da qualsiasi paese del mondo capiva quello che gli apostoli dicevano in lingue o nella loro lingua nativa. Loro parlavano in ebreo e li capivano i mesopolitani, i cappadoci, gli abitanti del Ponto, del si deve ripetere, certissimo. Allora la gente vedeva questo gruppo di persone così felici, così libere dalla paura, così piene di lode di Dio nel cuore e nella bocca, con questo segno straordinario che tutti capivano le cose che dicevano, anche se in diverse parti del mondo, di cosa sta succedendo? La promessa fatta da Dio attraverso il profeta Gioele si è realizzata, cioè Dio ha effuso il suo spirito. Allora qui diceva, perché a loro sì e a noi no? Poteva dire la gente. Ma quanto è bella quella cosa, piacerebbe anche a me fare questo, perché a me no? Pietro attacca, adesso ve lo spiego subito perché a voi no. Uomini di Israele, ascoltate bene queste parole. Gesù di Nazareth, qui potete una persona storica, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso per opera di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che secondo il prestabilito di segno e prescienza di Dio fu consegnato a voi, invece di lodarlo, invece di amarlo, invece di imparare da lui, invece di accettarlo, voi lo avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Oggi se tornasse Gesù Cristo, la stessa cosa succederebbe. Perché su ogni cosa le posizioni pubbliche sono contrarie a quello che dice il Signore. La famiglia, quella di natura, no, la famiglia, quella che ognuno vuole si sceglie da solo. Il matrimonio è un sacramento indissolubile, no, l'amore finisce, ma se lui vuole, è incompetente di carattere, cioè, in un mese sciogliamo il matrimonio. È così tutta un'altra serie di cose. Come la storia dei crocifissi nelle scuole, sì. Non ci ribelliamo noi. Questa è la debolezza del popolo cristiano, che non si ribella, non ci ribelliamo noi. A chi si ribella? A Cristo. E questo è il nostro peccato di cristiani. Allora, Gesù invece di essere accettato fu da voi rifiutato e fatto morire in croce. Tutti pensavano che era la cosa giusta che Gesù Cristo messo in croce, perché aveva bestemmiato avendo osato di dichiararsi figlio di Dio. E anche quelli che non gli importava niente di questa motivazione della condanna pensavano che fosse una cosa giusta, perché è meglio che muore uno solo piuttosto che perisca un popolo intero sotto le armi
dell'esercito romano. Allora, morto, risolto i soldi, i problemi, il mondo può continuare ad andare come era sempre andato. Dava fastidio a chi gestiva il potere civile e religioso in quel modo. Che ha fatto? È intervenuto Dio, il quale ha risuscitato Gesù Cristo dalla morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. E cita subito, a dimostrazione di questa cosa, un'altra profezia fatta da Davide, scritta nel Salmo 16, il quale Davide è vissuto circa 1000 anni prima di Cristo, pregando un giorno, Dio, col carisma della profezia, gli fece vedere che cosa. Io, Davide, contemplavo sempre il Signore dinanzi a me. Gesù Cristo contemplava il Signore. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore e esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Apparentemente sembra che Davide parli di se stesso, fortificato dalla presenza del Signore. Che dice però Pietro? Fratelli, mi siete lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide. Egli morì, fu sepolto, le sue tombe ancora oggi tra di noi. Allora non si riferisce a se stesso quando ha scritto queste cose, perché qui dice che tu, oh Dio, non abbandonerai la mia anima negli inferi, e invece lui stava negli inferi perché era morto Davide, la sua anima stava in mano al diavolo e il suo corpo nella tomba. Ma allora a chi si riferiva quando disse queste cose qua? Siccome era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la selezione di Cristo e ne parlò. Per questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide la corruzione. Questa è la realtà. Allora la persona della quale parlava Davide, vedendo che Dio, Yahweh, era il suo protettore e stava alla sua destra perché non vacillasse, questa persona era Gesù di Nazareth, che è risorto dai morti, che Dio ha risuscitato dai morti. Questo Gesù, Dio, è risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni, lo avevano visto risorto, gli era apparso. Innalzato pertanto a destra di Dio, l'ascensione 10 giorni prima, e loro erano presenti quando è salito al cielo, dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che gli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere ed udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia gli dice, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Allora cosa è successo? Il popolo e i capi hanno pensato che Gesù Cristo dovesse essere ucciso e fatto fuori perché una personaccia così non doveva più campare. Dio invece lo ha risuscitato, lo ha premiato per quello che ha detto e per quello che ha fatto. Ha detto, Dio ha fatto il perfetto contrario di quello che hanno fatto capi e popolo di Israele. Quelli hanno ucciso Gesù Cristo, Dio lo ha risuscitato. Allora, chi ha ucciso Gesù Cristo non ha fatto come pensavano di fare il volere di Dio, la cosa giusta che Dio voleva che si facesse. Hanno fatto il perfetto contrario, hanno fatto il peccato, il peggio che potevano fare. Sappia dunque con certezza che Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. È come, non so, Totorino ha ammazzato il peggior capo storico della mafia, centinaia di persone uccise per gente che ha sofferto, milioni, centinaia di miliardi rubati, è innocente.
tutti ti vogliono carcerare, ti morire in carcere, non ha fatto mai niente di queste cose. Nel caso di Lina non è così, le ha fatte, ma dico, nel caso di Gesù Cristo, lui è perfettamente innocente. Allora, il peccato, il peccato che sta sotto tutti i peccati, il peccato che genera tutti i peccati, allora e oggi, è diventato questo, uccidere Gesù Cristo. Dove avviene la crucifissione di Gesù Cristo? Dove Gesù viene indagato sul Calvario? Dentro il cuore di ciascuno. Chiunque dice, ragazzi, fa la cresima, la domenica dopo dice, ma chi è tutte queste fesserie? Al mare è molto meglio che andare in parrocchia alla messa. Dentro di sé, quel ragazzo ha dichiarato inutile la cresima, inutile la messa, che stare al mare è meglio che stare dentro la chiesa, che nuotare ti diverte di più che pregare, che mangiare la pizzetta in pizzeria è di più che mangiare l'eucaristia. Quel ragazzo gli ha fatto una scelta, ha gettato fuori dal suo cuore Gesù Cristo e lo Spirito Santo, ha rinnovato il sacrificio di Gesù sulla croce. Questo è il peccato. Lui andrà a mare, ci diventerà matto, ci spenderà i soldi. Quando tornerà la sera a casa, sentirà un senso di vuoto incredibile che lui pensava che non ci dovesse essere, perché ha pensato che si è divertito, si è riempito la vita di divertimento. Ma il divertimento non sazia l'anima, non dissete la sete del cuore, per cui torna a casa divertito e triste, vuoto. Allora, avete capito l'argomentazione di Pietro? Pietro fa un ragionamento, dice, ecco, avete visto, voi ti chiedono lo Spirito Santo e voi no. Vi piacerebbe averlo? Guardate che loro ce l'hanno, o meglio, voi non ce l'avete, per un motivo ben specifico. E qual è questo motivo? Perché avete crocifisso Gesù Cristo. Quando questa gente... Allora, perché il crocifisso Gesù Cristo? Cioè, ma abbiamo fatto bene a farlo. Non è vero. Dio lo ha risuscitato dai morti. E poi lui ha dato lo Spirito Santo a queste persone. Dio ha dichiarato giusto Gesù Cristo e sbagliati voi. Questa è la cosa. Allora, quando la gente sente questo discorso, ripeto, per il fatto che lo Spirito Santo circolava in quell'assemblea, allora, come posso spiegare? Allora, se tutti tifano la Juve e io vado a dire no, il Milan è più forte, quella parola cade in un ambiente già ostile. Non è vero, perché c'è un presupposto, un pregiudizio che è più forte da Juve. Quindi quella parola cade e rimbalza via perché non può essere accettata con le persone. La parola di Pietro invece è caduta su un ambiente pregno di Spirito Santo. Quando lui ha detto, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso, quello che ha detto Pietro è cascato in mezzo allo Spirito Santo. La gente sapeva già di aver sbagliato, perché lo Spirito Santo le ha fatto sentire dentro di loro l'errore. Quindi quella parola illumina, esplicita, tira fuori dalla luce quello che loro sentivano già dentro se stesso, perché lo Spirito di Dio li faceva sentire così, che avevano sbagliato a far morire Gesù Cristo in croce. La prova dell'errore, che Dio lo risuscitò dai morti, non poteva lasciare una persona così brava in mano a Satana, l'ha risuscitato. Allora, quando le persone toccano con mano il proprio errore, il proprio peccato,
ripeto, qui siamo in campo spirituale, in campo interiore, nel profondo del cuore. Qual era la loro reazione? All'udire tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Non esiste una conversione senza trafittura di cuore. Vedete, il fatto che uno è bambino, gli spieghiamo il Vangelo, impara le preghiere, il credo, diventa un grande cristiano. Questo cammino così, a meno che non sia, non so, come Santa Teresa di Gesù bambino, che non ha fatto mai nessun peccato mortale, ha fatto solo qualche piccolo peccato veniale e basta. Ma non esiste un cammino così, perché la fede, il nostro nuovo io, nasce nella morte di quello vecchio. Morendo quello vecchio nasce il nostro io nuovo. Con la trafittura del cuore muoiono i peccati e la persona si converte. Quando è che Pietro si è convertito a Gesù Cristo e da superbo è diventato umile? Quando lui sente il canto del gallo e dice: ma guarda, Gesù Cristo aveva previsto che io l'avrei tradito, ma allora lui c'ha ragione, io mi ero sbagliato, mi ha detto che avevi tradito e invece gli dicevo di no. E poi, come lo sapeva già, e mi dava un calcio nel sedere e cacciarmi via, non solo mi ha tenuto lì, ma ha detto anche che quando mi sarebbe avveduto dovevo aiutare gli altri a rivedersi pure loro, ma confermato nel posto in cui mi aveva previsto che io dovevo prendere. E come? Ma quanto mi vuole bene il Signore? E giù, lacrime, ripentimento, trafittura di cuore, trafittura di cuore. Allora, come si fa a portare persone a Cristo se non si è capace di trafiggere il cuore delle persone? Se non si trafigge il cuore delle persone, bisogna arrivare al punto di trafiggere il cuore delle persone. La nostra parola, la nostra evangelizzazione deve essere capace di trafiggere il cuore delle persone, allora la gente si converte e torna a Cristo. Torno a dirvi quello. Ma neanche un catechista, sì. Allora, il parroco dice: quella è una brava ragazza, quella è una brava mamma, automaticamente catechista. Ma manco vale, quella ha studiato 5 anni teologia per laici, catechista. Può succedere che è più brava la mamma che non ha fatto teologia per laici a parlare di Cristo ai ragazzi, piuttosto che quello lì che ha fatto 5 anni teologia, che quello gli riempie di idee, tutto qui. Ma qui non ci arriva, ragazzi. Lui trafigge il cuore, allora non gli fa perfettamente niente. Come fanno i nostri ragazzi, appunto, dopo la confermazione? Per loro il padre è una cosa che è obbligatoria, che devono fare, non è una cosa che desiderano ardentemente di fare e confermare la loro volontà a Cristo. E poi formano il cristiano, poi piano piano formano il cristiano. Sì, però quella dovrebbe essere una scelta da parte dei ragazzi. L'evangelizzazione deve essere molto più forte di quella che viene adesso. Deve avere il punto di raffiggere il cuore delle persone. Allora c'è la conversione, opera a Dio e la gente rinasce a vita nuova. E allora, che cosa devono fare le persone? Cosa dobbiamo fare, fratelli? Pietro disse, numero uno, pentitevi. Numero due, la cosa conseguente, battesimo nel nome di Cristo Gesù, battesimo con l'acqua. Questo battesimo dà la remissione dei peccati,
Poi ricevete il dono dello Spirito Santo. Qui siamo nel campo in cui il battesimo è esclusivamente agli adulti, e il battesimo serviva per questo, per far diventare una persona cristiana. Il battesimo cancellava i peccati e dava lo Spirito Santo. E allora c'era nella Chiesa primitiva il battesimo fatto di fonte battesimale, che non era una cosa d'acqua con la conchetta sulla testa, ma era una pozza d'acqua con 7 scalini in discesa e 7 scalini in salita, dove la persona battezzata doveva entrare nudo dentro l'acqua ed andare sotto, scendendo 7 scalini, che erano simboli di 7 visi capitali, perché doveva morire a questi, affogare a questi e uscire fuori scalino per scalino con i 7 doni dello Spirito Santo, rinato dallo Spirito di Dio. Nel mentre affogava e moriva l'uomo vecchio, contemporaneamente risorgeva quello nuovo. Moriva l'uomo schiavo del peccato, risuscitava l'uomo nell'amore. Moriva l'uomo schiavo di Satana e risuscitava l'uomo pieno di Spirito Santo. Questa è la visione della Chiesa. Ecco, allora dice così, con molte altre parole, Pietro gli scongiurava e gli esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Salvatevi, oggi bisogna dire alla gente: salvati da questa generazione perversa. Ai giovani: salvati dai tuoi coetanei perversi, che fanno soltanto cose brutte, non sanno concepire di fare una cosa bella. Salvati da questa generazione perversa. E quelli che furono battezzati in quel giorno furono 3.000 persone. Io non sono mai riuscito a convertire 3.000 persone con la predica. Non sono abbastanza pieno di Spirito Santo come era Pietro, sicuramente. E Pietro era un pescatore. Ha passato molto più tempo a pescare il pesce piuttosto che a sentire Gesù Cristo a parlare e a fare le cose che faceva Gesù Cristo. Qui è stato vivo Gesù Cristo circa 3 anni. Invece il pescatore ha fatto per oltre 30 anni, prima di allora. Eppure già era capace di fare questo. E da queste predicazioni nasce la prima comunità cristiana. Pietro, una volta ricevuto lo Spirito Santo, soltanto è libero dalla paura, soltanto è pieno di lode, soltanto è diventato capace di toccare i cuori delle persone, per portare alla conversione? Ma proprio no. Pietro, pieno di Spirito Santo, rimane povero di soldi e non ha mai voluto arricchirsi, mai. La povertà per lui era una custodia del dono dello Spirito. Non ha mai confidato nel potere dei soldi, Pietro. Ha convinto sempre nel potere dello Spirito Santo. Da lì a poco guarisce lo storpio, la portabella del Tempio, quello non ha mai camminato, era nato storpio, e comincia a camminare, a saltare e a lodare Dio di fronte a tutti quanti. E leggiamo nei Apostoli quante cose combina Pietro con il dono dello Spirito Santo. Predica e dice sempre la verità, la dice di fronte al Sinedrio, ci piglia frustate e legnate e glielo dice lo stesso cosa hanno fatto, il loro errore. Non si fa intimidire: se tu ancora predichi Gesù Cristo ti accade qualcosa di peggio delle bastonate che hai ricevuto fino adesso. Io devo obbedire a Dio, non posso dare come dite voi, non mi intimorite con le vostre minacce. Poi Anania e Saffira gli mogliono i piedi perché stavano prendendo in giro lo Spirito Santo. Poi Pietro viene liberato miracolosamente dal carcere perché gli angeli gli aprono le porte di notte e fanno dormire le guardie e lui esce. Poi una serie di miracoli senza fine, uno più bello dell'altro. Pietro viene portato l'evangelizzazione. Lui non si è messo mai a tavolino con la piantina della Galilea o della Giudea. Diceva: adesso 5 apostoli mandiamo a nord, 3 a nord-est, 4 li lasciamo qua e 5 li facciamo attaccare per portare il Vangelo nella Fenicia. Mai fatto questa cosa. È il Signore stesso che lo manda da una parte o dall'altra. Lui prega e gli appare Cornelio, che ha bisogno della sua parola,
e il Signore lo manda da lui. Lui va, predica il Vangelo ai Romani, si convertono tutti, una conversione così forte che loro, prima di essere battezzati e prima che Pietro abbia finito di annunciare a loro il Vangelo, già sono tutti quanti pieni di Spirito Santo. Tutti parlano in lingue. Un'effusione potente. Che fa ancora Pietro? Guarisce un paralitico a Lidda, risuscita una donna a Giaffa, Tabità, morta. E va a predicare, gli apostoli vanno a predicare in Samaria, dove c'era un famoso stregone, il mago, come si chiamava? Simeone, il quale dice, vedendo gli apostoli che fanno i miracoli, caccia i demoni, fanno guarire i malati sotto gli occhi di tutti, dice, voglio anch'io questo potere, perché non ce l'aveva lui. E poi dice, ma è un potere così grande? No. Tenete, tutti i soldi che ho ve li do, basta mi date il vostro potere. Pietro gli dice anche, ecco, la franchezza, dice, parlare con la verità sulla bocca. Tu pensi che il dono di Dio si possa comprare con i soldi? Vai in malora a te quei soldi. Non si può comprare il dono di Dio così. Voi, la debolezza della Chiesa in questo campo è un qualche cosa di tremendo. Sapete la barzelletta, questa la dico così, barzelletta, dice che c'era un turista americano, era un ricco miliardario che era andato nel suo paese d'origine in Italia perché era un leader americano e ha portato il suo cane con il quale viveva da tanti anni. Cioè, ecco, va al parroco, oh, qua io tanti anni fa battezzato, piccolino, fatto prima comunione qui in questa chiesa, oh, che bello, e il parroco, no, tutto contento, oh, guarda che bella cosa, il nostro paese, una personalità così grande come la vostra, e grazie di esserci venuto in visita. Sentite parroco, io volete che mio cane fa prima comunione come ho fatto io. Oh, ma chi sta a dire la prima comunione un cane? Non esiste, il cane fa. Oh, no, fare prima comunione, gli ha fatto molto bene, a me fa bene a cane mio, fare prima comunione. Ma non esiste una cosa del genere, se lo sarebbe scopo mio, magari per carità. Senti parroco, se tu fare prima comunione mio cane, io dare a te $1,000,000. Beh, i cani sono creature di Dio, Gesù è morto per tutti nel suo sacrificio universale di salvezza, i cani forse hanno anche un'anima, facciamo la prima comunione, fa la prima comunione al cane. La notizia si sparge, arriva il vescovo lo chiama, che cosa hai fatto? Tu hai fatto un disprezzo al sacramento dell'Eucaristia, al nostro Signore Gesù Cristo, hai fatto la comunione a un cane. Ma è veramente, non sa, quel miliardario americano che è nato, ma che cosa c'entra? Un cane non ci dà la comunione, un mancante rispetto all'Eucaristia. Ma guardi, non è una cosa... Io ti sospendo a divinis, come ti sei permesso a fare così? Vescovo, una cosa che c'è? Quel miliardario mi ha dato per la prima comunione $1,000,000. Vescovo. Beh, dopo la prima comunione deve fare la cresima. Questo... Perché la cresima la fa il vescovo. Hai capito? Questa cosa qua. Ecco, allora, queste debolezze nei confronti del denaro, questa è una barzelletta, è quella che una delle cose che ha buttato giù. Pietro non vuole manco un centesimo dei soldi del mago Simeone, perché sono soldi del maligno. Con i soldi comprare il dono di Dio, il dono dello Spirito Santo, non esiste questa cosa. Vai in malora tu con i tuoi soldi, ti vedo legato nei lacci del maligno. Come hai usato pensare una cosa del genere? Che mente bacata che c'hai tu? Quanto sei in mano allo spirito del male a farmi una proposta di questo genere? Ecco, ma via, pregate per me, perché non si era manco reso conto quanto è vero quello di Gesù Cristo.
sulla croce che dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Chi sbaglia, chi pecca, non sa mai quanto è grande il peccato, perché il peccato è, si capisce nella misura di Dio, di fronte alla sua luce, quanto è grande, quanto è grave. Chi invece sta nell'ottica del maligno, gli sembra giusto fare così, e non lo capisce quanto è grave il suo peccato. Allora in questo, nel peccato che oggettivamente è gravissimo, però soggettivamente uno non si è reso conto di quanto è grave quel peccato che ha fatto, c'è quello spazio nel quale uno può essere perdonato. Perdona loro perché non sanno quello che fanno, anche se fanno un peccato gravissimo. Allora, Pietro fa tutte queste cose così, come utilizza il dono dello Spirito Santo, per se stesso e per gli altri. Viene santificato dallo Spirito, convertito dallo Spirito, e diventa causa di conversione per gli altri, causa di guarigione per i malati, causa di liberazione per i posseduti, causa dell'inizio di un mondo nuovo, la Chiesa, per l'umanità. E lui va dove lo manda il Signore, e va in posti. Cioè, uno che si vuole divertire se ne va all'isola, alla crociera, con le navi più belle del mondo, più grandi del mondo. Non vai in un posto dove è brutto andarci, dove si soffre ad andarci. Pietro, tu quando diventerai vecchio tenderai le tue mani e qualcun altro ti porterà dove tu non vuoi, al martirio. E lui ci è andato, perché doveva lavorare per il Signore, doveva andare a Roma, che a quei tempi era il centro della perversione del mondo intero, perché la capitale dell'impero romano, le peggio cose tutte quante lì stavano. E lì il Signore ci ha fatto nascere la comunità cristiana, che dopo quella di Gerusalemme si è diventata la più grande del mondo. E il primo Papa è morto lì, a Roma, ha bagnato col suo sangue quella terra. Adesso Pietro in cielo è un grande, uno dei 12 pilastri sui quali è fondata la Chiesa, è un grande santo nella gloria. Gli manca soltanto di unirsi al suo corpo col giorno della resurrezione dei morti, e per lui la vittoria è piena. Ha fatto così Pietro con lo Spirito Santo. Allora anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore, abbiamo fatto l'effusione. Il Signore non ci ha dato lo Spirito per casa, e non ce l'ha fatto per dimenticarlo come fanno i ragazzi quando fanno la cresima, e non ce l'ha fatto per tenerlo in un cantuccio perché rimanga lì a fare che cosa. Ce l'ha dato perché lo vivessimo e in pienezza, così come ce l'ha dato lui e con i carismi che ci ha dato. Allora coraggio a vivere nella forza e nella spinta dello Spirito di Dio. In piedi preghiamo. Signore, ti preghiamo che il dono del tuo Spirito sia quello che è in noi, che i nostri limiti, la nostra paura non lo minimizzi, non lo spenga, ma il tuo Spirito possa sempre ardere con tutta la pienezza della forza che possiede di per suo conto, e noi possiamo rispondere alla tua volontà, al tuo progetto su di noi, secondo le forze e secondo le caratteristiche della vocazione di ciascuno. Ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che la grazia che ci hai fatto porti frutti come ha fruttificato nella vita di Pietro, e scenda la tua benedizione, Dio onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.